Buonasera, benvenuti al TG di RTA. È stato donato nella mattinata di ieri al Santa Maria di Borgotaro dall'associazione Vivi Ama Vinci un nuovo ecografo high-tech destinato in particolar modo all'Hospice La Valle del Sole. Una nuova donazione high-tech per i servizi della sanità di Borgotaro, grazie alla grande generosità della comunità locale, dei volontari dell'associazione Vivi Ama Vinci. Si tratta di un ecografo portatile con tecnologia wireless, acquistato grazie ai fondi raccolti dall'associazione, che risulta particolarmente utile per facilitare il posizionamento dei cateteri che vengono inseriti in vasi profondi utilizzati per terapia infusiva, idratazione, nutrizione artificiale, trasfusioni e terapie chemioterapiche. Il sistema donato è di ultima generazione ed è il primo presente in una struttura sanitaria a livello provinciale. È di facile utilizzo da parte dei clinici. Le sue ridotte dimensioni lo rendono particolarmente adatto a collegarsi a tutti i tipi di tablet o smartphone, permettendo al personale medico e infermieristico applicazioni innovative. L'apparecchio è destinato in primo luogo all'assistenza sanitaria e terapeutica degli ospiti dell'Hospice La Valle del Sole dell'ospedale Borgotarese, in particolare per i malati di SLA e per quelli oncologici. Io voglio ringraziare veramente tutte le associazioni che ci hanno aiutato. Questo ha reso possibile tramite un coinvolgimento di tutte le persone del distretto e tramite un coinvolgimento delle persone. Veramente questo è stato un lavoro di team che ha consentito di valutare, di vedere il vero attaccamento all'ospedale che vi assicuro ha dimostrato una seconda casa quando la malattia è giunta. Vi ringrazio. Grazie e come ha detto uno dei nostri associati vogliamo proseguire il nostro progetto e cerchiamo sempre nuove leve che ci aiutano a raggiungere i nostri obiettivi. In particolar modo vorrei ringraziare il consigliere regionale Alessandro Cardinali e tutta la regione Emilia-Romagna e mi permetto di citare ad una le associazioni che hanno contribuito: Isla di Parma, Fitness on Demand, Proloco Albareto, ADS Spirito Tarsonio 100 Croci Trail, l'associazione Fazzoletti Gialli Bedonia, Corri per Bedonia, Memorial Carlo Capitelli, Dancing La Baita, Gruppo Dipendenti Oppimitti, Ristorante Il Bacher, Gruppo Imprese Artigiane di Parma, Love Tower e Cena e Barlo di Ghiare. Ringraziamo tutti che con cene, vendita magliette, attività hanno consentito questo progetto di esistere, di essere attivo e concreto nel tessuto sociale. Quindi vogliamo continuare, come hanno annunciato prima durante la conferenza stampa, in un altro progetto, questa volta per la protezione civile, e contattateci se siete interessati. La donazione si è tenuta nella mattinata di ieri nel corso di una conferenza stampa presso la sala riunioni dell'ospedale Santa Maria di Borgotaro. La donazione è di nuovo una testimonianza della ricchezza del tessuto sociale e comunitario di questo territorio e della sua vicinanza all'ospedale e ai suoi operatori, per qualificare sempre più gli interventi, ma anche la vicinanza dei professionisti dell'ospedale ai pazienti e alla comunità più in generale. Voltiamo pagina, la ditta Laminan triplica la produzione oppure lascia? Questo è l'interrogativo che si pone il comitato L'Aria del Borgo alla luce delle nuove richieste giunte dallo stabilimento di Borgotaro. Il 20 agosto è partita la procedura di valutazione di impatto ambientale di Laminam. Il titolo della proposta presentata è eloquente, progetto di ampliamento dell'impianto. Nonostante i problemi riscontrati negli ultimi 20 mesi, la procedura di sospensione, l'indagine della procura ancora aperta, l'istituzione di un tavolo di garanzia e relativa commissione tecnica per accertare cause e soluzioni, l'azienda chiede di passare progressivamente da 230 tonnellate al giorno da giugno 2018 e per un anno 190 tonnellate al giorno come imposto dalla determina del 15 giugno del 2018 a 600 tonnellate al giorno massimo di prodotto cotto. In sostanza, con la procedura di VIA, l'azienda chiede un'autorizzazione in termini di quantità
quasi pari a quella che gli è stata cancellata ad agosto 2017, 690 tonnellate al giorno. Nel caso la richiesta di triplicare la produzione venisse respinta, sempre nel testo, si legge che l'alternativa più realistica sarebbe una delocalizzazione dell'intera attività nel breve medio termine, ovvero il trasferimento e la chiusura dello stabilimento di Borgotaro. Questi i punti salienti della sintesi non tecnica del progetto, che ha numerosi allegati che nei prossimi giorni andremo ad approfondire. Perché ricordiamo che ai sensi del decreto legislativo 152 del 2006, qualsiasi persona fisica o giuridica in forma singola o associata può presentare osservazioni al progetto entro 60 giorni dalla pubblicazione. Come abbiamo sempre fatto da 20 mesi a questa parte, il Comitato non mancherà di valutare nel merito la proposta e di produrre le opportune osservazioni tecniche. Chiediamo a tutti coloro che sono interessati alla tutela del nostro territorio di fare lo stesso. Ci trasferiamo ora a Medesano, dove sono state scoperte da alcuni cittadini ben 3 discariche abusive a cielo aperto. Sono 3 le discariche abusive scoperte nei pressi del Parco del Taro nel comune di Medesano, lungo la strada che conduce all'area di servizio Medesano Ovest. Il degrado, come potete vedere, è evidente, materiale non più utilizzabile, abbandonato lungo il bordo della strada. Una situazione incresciosa che necessita di un intervento urgente e riparatore. Le discariche abusive sono ormai una piaga di una società come quella italiana, dove spesso il senso civico è direttamente proporzionale alla disaffezione per il territorio e all'abitudine a considerare l'ambiente che ci circonda un elemento estraneo alle nostre vite, che si può imbruttire e deturpare soltanto perché non si riesce a tutelarlo a dovere. E questo nonostante vi sia un'apposita legge che proibisce l'abbandono indiscriminato di rifiuti sul territorio in materia di tutela ambientale, che sancisce le punizioni per i trasgressori. I cittadini nel loro piccolo possono assolvere l'importante compito di tutelare il territorio dove vivono, denunciando attraverso un esposto al sindaco e agli enti preposti, per esempio guardie forestali e carabinieri. Diamo un futuro ai comuni della nostra montagna e il tema dell'incontro che la sezione Valtaro Valceno della Lega organizza domani a partire dalle 10.30 a Bedogna all'Hotel San Marco. Interverranno l'onorevole Giovanni Tombolato e i senatori Maria Gabriella Saponara e Maurizio Campari. Restiamo a Bedogna, dove domani presso gli uffici Taro Bus di Piazza Senatore Micheli verranno alcuni operatori TEP che saranno a disposizione dei cittadini, che avranno la possibilità di usufruire di un punto vendita TEP direttamente sotto casa, dove rinnovare o richiedere per la prima volta l'abbonamento dell'autobus senza doversi recare in città, una comodità in più che si aggiunge ai diversi canali a disposizione che permettono di ricaricare l'abbonamento senza bisogno di recarsi fisicamente in biglietteria. Dallo scorso 20 agosto in via Vittorio Veneto a Fornovo Taro è aperto un cantiere dove i tecnici di Ireti stanno sostituendo la condotta del gas settima specie relativi all'acciamento in via Solferino. Il termine dei lavori è previsto per il prossimo 26 ottobre. Il traffico è stato deviato sulle arterie che ruotano intorno al paese. Per poter raggiungere la fondovalle che collega gli altri paesi del comune viene consigliato il transito in via Nazionale. La compagnia Tutto Attaccato proporrà il prossimo 1 settembre a Bedogna il suo ultimo lavoro teatrale dal titolo Per esempio Principesse, il cui intero ricavato sarà devoluto alla famiglia di Thomas Brigati, il bimbo di 6 anni affetto dalla sindrome di Menkes. Il grande affetto e la solidarietà che abbracciano da sempre Thomas, il bambino bedognese di 6 anni affetto dalla rara sindrome di Menkes, non si ferma. Come non si ferma un attimo la lotta quotidiana che mamma Pamela e papà Fabio mettono in atto per regalare al loro bimbo il più possibile una vita serena. E ci riescono molto bene, poiché Thomas cresce, pur tra i mille problemi che la sua malattia gli crea, con un sorriso ed occhi felici.
a scendere in campo questa volta per aiutare a raccogliere fondi per sostenere le cure che la famiglia deve ogni giorno attuare è la compagnia teatrale Tutto Attaccato, che sabato 1 settembre alle 21:15 in piazza Senator Lagasi proporrà lo spettacolo di teatro danza di Giordano Mariani e Maria Vincenza Agostini dal titolo Per esempio Principesse, già proposto in piazza La Quara lo scorso mese di luglio a Borgo Taro e che ha ottenuto una buona partecipazione di pubblico. L'ingresso sarà ad offerta e l'intero ricavato sarà per l'appunto donato alla famiglia di Thomas. Sul palco vi sarà la partecipazione del corpo di danza classica di Simona Folli, mentre le scenografie saranno curate dal centro diurno Arcobaleno di Borgo Taro. È il nostro ultimo spettacolo, dice l'Agostini, e lo abbiamo leggermente riadattato per l'occasione e siamo felicissimi di poterlo presentare a Bedogna con una finalità di questo genere, ovvero aiutare Thomas. Sappiamo che la solidarietà nelle nostre vallate è di casa e sappiamo che per Thomas è scattata una vera e propria gara di aiuti. Aiuti che servono ancora, poiché Thomas, per continuare a lottare e sperare, necessita di cure molto costose. Serve ancora dunque essere tutti uniti. Sabato a Bedogna con la compagnia Tutto Attaccato. Presentato a Borgo Taro il cortometraggio In nome del padre, che racconta la vicenda umana di un figlio che scopre che il padre, agli ordini delle boia di Marzabotto, aveva preso parte a diverse stragi di civili. È una vicenda singolare quella dell'avvocato bavarese Udo Schürer, che dopo aver vissuto in gioventù un rapporto estremamente conflittuale con il padre, alla morte di quest'ultimo è venuto a sapere che il genitore non solo aveva militato nelle SS, ma che al comando del maggiore Walter Reder, meglio conosciuto come il boia di Marzabotto, aveva partecipato a diverse stragi di civili inermi perpetrate dalle milizie naziste in Italia nel 1944-45. La scoperta lo ha allora spinto a compiere una sorta di pellegrinaggio espiatorio sui luoghi che erano stati teatro degli eccidi. L'idea di ricercare il passato di mio padre l'aveva già anni prima e l'ho realizzato nel 2002, 10 anni dopo la morte sua. E con questi risultati terribili mi sono chiesto che cosa faccio adesso, lo tengo con me o come faccio? Ho deciso di non tenerlo con me, di parlare con i miei amici e anche di vedere i luoghi, perché l'atmosfera dei luoghi mi sembra sempre qualcosa di molto importante. Così per la prima volta nel 2004 sono andato a dalle commemorazioni di Marzabotto e finalmente alle 2007 sono capitato alle commemorazioni di San Terenzo e anche di Vinca in Lunigiana. Proprio in questa frazione del comune di Fivizzano, dove nel 1944 furono massacrate diverse decine di vecchi, donne e anche bambini, Udo Schürer è riuscito a creare un legame con alcuni dei sopravvissuti e con i discendenti delle vittime. Anche contatto automatico con alcuni superstiti, e mi sono sempre meravigliato del benvenuto che ho sentito, e ho già sentito tante storie, le storie personali dei sopravvissuti, e era una cosa automatica che dopo venivo anche nei
dalle commemorazioni. E le commemorazioni per me erano un luogo molto importante di lutto, perché il lutto l'ho imparato a sentire proprio lì, non davanti alla tomba dei miei genitori. La vicenda umana di Udo Syrer è così diventata un film documentario che gli autori stanno presentando in diverse località italiane, tra cui Borgotaro, dove è stato proiettato qualche giorno fa alla presenza di un numeroso pubblico. Ci è sembrata una storia sicuramente degna di essere conosciuta, diffusa, perché è importante anche per gettare un ponte di pace, no? tra i paesi. In queste zone sono state Fivizzano, Vinca, Marzabotto, sono state delle stragi, degli eccidi terrificanti, che quasi inimmaginabili. E a distanza di 70 anni quasi ormai si stanno cominciando a dimenticare, quindi è molto importante per noi che anche le generazioni, che le nuove generazioni sappiano, anche perché le vittime di questi terribili eccidi, le vittime delle guerre, le principali vittime sono persone come noi, sono i civili, e questo spesso si dimentica. Ancora oggi ci sono guerre in tutto il mondo, e così come è successo a Vinca, Sant'Erenza, Sant'Anna, Marzabotto, ancora oggi queste cose terrificanti succedono, e quindi noi abbiamo voluto raccontare questa storia anche perché rimanga, perché rimanga e perché si possa tramandare. E Borgotaro si prepara alla premiazione finale del premio letterario L'Acquara, in programma domani alle 18. Domani in piazza L'Acquara si tiene la cerimonia dell'omonimo premio L'Acquara, che si differenzia dalle classiche premiazioni sino a diventare un vero e proprio spettacolo, dove le storie prendono vita grazie alla voce di Giulia Canali, attrice della compagnia Zona Franca di Franca Tragni. L'occasione è anche quella di incontrare la giuria, che come sempre è composta da personaggi importanti e molto noti nel mondo della lettura e del giornalismo nazionale. Il tema di quest'anno è stato Il Portone. I cinque finalisti sono Angelo Basile di Milano, Davide di Finizio di Napoli, Sara Galeotti di Roma, Graziella Percivale di Busalla, Genova, Amanda Sivalli, libraia di Alassio, Savona. A premiarli dalle 18 grandi giurati su tutti il presidente Antonio Ferrari, editorialista del Corriere della Sera, e con lui in giuria, come sempre, grandi nomi della cultura nazionale, ad iniziare da Pierluigi Vercesi, giornalista e scrittore, Alessia Rastelli del Corriere della Sera e della Lettura. Dal settore book blogger arriva invece Giulia Ciarapica e Barbara Garlaschelli, scrittrice versatile e nota per aver affrontato con forza in alcuni suoi libri il tema della disabilità. Il premio è voluto dal Pio Istituto Manara di Borgotaro, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, della provincia di Parma, dell'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno e del Comune di Borgotaro. Tra poco nella sala convegni del seminario di Bedogna, con inizio alle 21, si tiene un nuovo incontro delle serate culturali estive. Angelo Ghiretti ci porterà alla scoperta della Cisa romana. L'amministrazione comunale di Bardi informa che da martedì 11 settembre sarà di nuovo in funzione il Baby Bardi, servizio ricreativo gratuito dedicato ai bimbi dai 12 ai 36 mesi, attivo presso la scuola materna Samorè, ogni martedì e giovedì dalle 10 a mezzogiorno. Gianni Bugno e Dino Zandegu sono i vincitori dell'ottava edizione del premio Compiano Sport, che si terrà domenica prossima a partire dalle ore 15 in Castello. Nel corso dell'evento si assegnerà anche il premio di letteratura sportiva, che quest'anno va a Marco Pastonesi. Sarà inoltre consegnato il premio Memorial Pierluigi Ferrari. Insieme ai premiati interverranno numerosi altri campioni, giornalisti, tecnici e dirigenti del mondo sportivo. Domani sabato 25 agosto, nuvolosità irregolare con addensamenti a cui saranno associati temporali anche di forte intensità, con possibilità di grandine più probabili sul settore centro-orientale nel pomeriggio. Temperature minime intorno ai 16 gradi, massime in calo intorno ai 24. Venti deboli variabili con raffiche associate ai temporali tendenti a disporsi da nord-est in serata.
Ci salutiamo con i programmi di questa sera che iniziano alle 20.35 con Salute e Società, alle 21 Video Station, alle 22.30 al TG, alle 23 Balla che ti passa e a mezzanotte Rivediamoli del 1996. È tutto, un grazie per averci seguito, buona serata, domani.